L'apparato endocrino è costituito da diverse ghiandole endocrine e da molte cellule secretici di ormoni localizzate in organi che hanno anche altre funzioni. La pubertà è quella fase dello sviluppo che segna il passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza. È caratterizzata da profondi cambiamenti somatici, dalla comparsa dei caratteri sessuali secondari, dall'acquisizione della capacità riproduttiva e dallo spurto. C'è da un rapido accrescimento con il raggiungimento della statura definitiva, perché tutto ciò si realizza è indispensabile la riattivazione dei neuroni ipotalamici, GNRH16N. L'OMS raccomanda almeno 60 minuti di attività motoria moderata e intensa tutti i giorni per i giovani dai 5 ai 17 anni, includendo il gioco, lo sport, i trasporti, la ricreazione e l'educazione fisica praticate nel contesto di attività familiari, di scuola e comunità. Durante l'esercizio e la fase di riposo, alcuni ormoni esercitano azioni differenti, ma tra loro strettamente correlate. Tali effetti dipendono dall'intensità e dalla durata dell'esercizio fisico. La leptina, che inibisce l'appetito e aumenta il metabolismo principalmente attraverso la dermogenesi. Soggetti obesi con alti livelli di attività fisica hanno minor rischio di problemi metabolici rispetto a obesi sedentari. Il guadagno di termini di rischio cardiometabolico, miglior composizione corporea con riduzione del grasso viscerale e intramuscolare, è indipendente dal calo ponderale, ma correla con una regolare attività fisica moderata e vigorosa. Il target dei ragazzi obesi può essere il mantenimento di un peso adeguato per sesso, età, stadio puberale. Una spiegazione può essere un miglioramento della funzione mitocondriale o un cambiamento dello stato infiammatorio, tutto dovuto all'attività fisica. Strategia step by step. 1. L'educazione al movimento. Sostituire parte della vita sedentaria con una leggera attività fisica. 2. Aumentare progressivamente l'intensità degli esercizi. 3. Obiettivo finale. Attività moderata vigorosa giornaliera. L'esercizio fisico aumenta il rilascio di oppioidi endogeni nell'encefalo, riducendo il dolore, l'ansia e la depressione, generando un'euforia generale e un aumento dell'autostima. Fattore neurotrofico cerebrale, plasticità sinaptica, processi cognitivi, migliori risultati scolastici. Lo studio HVSC è uno studio internazionale svolto ogni 4 anni in collaborazione con l'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa. L'indagine coinvolge ragazzi di 11, 13 e 15 anni, 44 paesi coinvolti, Europa, USA, Canada e Israele. Ogni pasto deve includere un'equilibrata combinazione di nutrienti essenziali, nelle giuste proporzioni stabilite dalle indicazioni dei livelli di assunzione di riferimento e di energia per la popolazione, l'ARN. Quantità giornaliera di nutrienti, raccomandata dagli esperti per un'adeguata alimentazione della popolazione italiana. I carboidrati o glucidi sono la principale fonte energetica per l'organismo. I carboidrati devono coprire circa il 60% del fabbisogno calorico giornaliero, di cui almeno tre quarti devono essere carboidrati complessi e il resto carboidrati semplici. I grassi rappresentano nutrienti a maggiore densità calorica e quindi energetica della nostra dieta, fornendo 9 calorie per grammo. Questo li rende un elemento chiave del processo energetico dell'organismo. In termini nutrizionali, la proteina è uno dei tre macronutrienti essenziali di cui il nostro corpo necessita per sopravvivere. È un macronutriente perché, come i grassi e i carboidrati, viene consumato in dosi elevate e utilizzato nell'organismo come fosse un carburante. Le vitamine sono sostanze chimiche complesse necessarie per la regolazione di varie funzioni dell'organismo. Alcune vitamine indispensabili per la vita sono prodotte anche dal nostro corpo, ma la maggior parte di esse è assunta con il cibo. La carenza di vitamine, causata da un'alimentazione non equilibrata o da un cattivo assorbimento intestinale di queste sostanze,
può provocare gravi malattie. A differenza di carboidrati, proteine e grassi, i sali minerali non forniscono energia all'organismo, ma sono importanti per mantenerlo in salute. La loro presenza è infatti fondamentale per funzioni fondamentali per la vita. Alcuni minerali sono ad esempio costituiti fondamentali delle ossa e dei denti. L'acqua ci aiuta a digerire e assorbire il cibo, regola la temperatura corporea, elimina le tossine e i rifiuti tossici. Il grasso che si sta bruciando fa circolare il sangue, protegge i tessuti, organi e articolazioni e trasporta sostanze nutritive e ossigeno alle nostre cellule. Integratori vitamine sono integratori alimentari disponibili in differenti formulazioni, ad esempio compresse, capsule, granulati, eccetera, contenenti diversi tipi di vitamine e utilizzati per integrare la normale alimentazione. Secondo la normativa vigente in materia, tali integratori devono essere considerati come prodotti alimentari, pertanto non si tratta di farmaci. I probiotici sono definiti come microrganismi vivi e vitali che, se somministrati in adeguate quantità, conferiscono benefici all'organismo. Possono interagire positivamente con il sistema immunitario situato a livello intestinale e aiutano a prevenire disordini gastrointestinali. Oggi il più grande nemico dei giovani è il web. Negli anni molti ragazzi, per mezzo di offese ricevute su internet, si sono tolti la vita proprio perché le parole fanno più male delle botte. Per sconfiggere e superare il cyberbullismo ci sono 5 punti importanti. 1. La consapevolezza di fronte a una questione di vita o di morte. 2. Evitare il bullo. Infatti evitandolo e ignorandolo può aiutare molto. 3. Parlarne ai propri genitori, amici, fratelli, compagni e professori. 4. Cancellare i messaggi offensivi e 5. Chiedere aiuto a chiunque possa aiutare ad uscire. Il bullo ha un forte bisogno di potere, di dominare gli altri, per sentirsi bene con se stesso e apparire forte. Prova soddisfazione nel sottomettere e umiliare gli altri. È un ragazzo irascibile, impulsivo e incapace di controllare le emozioni. Ha comportamenti aggressivi e vede nella violenza un modo per dimostrare la sua forza ed essere riconosciuto e rispettato nel gruppo. L'evoluzione digitale ha cambiato del tutto il nostro modo di vivere. Prima mettere una minigonna era quasi impossibile. Ora ognuno riveste come vuole, seguendo la moda. Con questa evoluzione sono nati gli influencer, dei blogger, delle persone che condividono appieno la loro vita con i social. La più conosciuta è Chiara Ferragni. La fase più importante della vita è proprio l'adolescenza. Tutto quello che impariamo in questa fase ce lo porteremo dietro per tutta la vita. Ora l'infanzia viene influenzata da parte dei cellulari. I bambini sono talmente presi dagli influencer, dalle tendenze, dalla tecnologia, che non vivono più. Danno più importanza alla tecnologia che alla vita reale. La colpa è anche dei genitori, che mettono in mano solo per farli tranquillizzare o per fargli passare un po' di tempo.